Buongiorno amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Nixos e oggi siamo nuovamente su Assetto Corsa Competizione. Ho fatto ulteriori impostazioni per il VR, per la grafica e per gli FPS. Adesso riesco a guidare con 18 vetture in pista, monzone, grafica che si vede molto nitida, cioè da qua io riesco a leggere quello che c'è scritto nel cruscotto. E prima di darvi le impostazioni, ragazzi, vorrei farvi vedere come bene funziona il tutto. Purtroppo non vedete gli FPS, ve li ho detto io. Adesso siamo a 87. Adesso in partenza siamo a 72. Ma questo è normale, ragazzi, perché in partenza naturalmente pesa tutto molto di più, siamo molto compatti. Adesso siamo già a 89. Sempre 89-90. Siamo già a 90, ragazzi, quindi è solo finché le vetture partono. Ecco, qui siamo tornati a 85-82. E beh, perché c'è tutta la roba qua naturalmente sulla griglia di partenza, più tutte le vetture. Siamo a 75. Diamogli tempo finché si parte. Dai, togliti. Allora, siamo a 73. Questo sta fermo qua, non so perché. 78-83. Facciamo la prima curva. Siamo già a 90. Ora siamo già fissi a 90, ragazzi. Sempre 90. Vado apposta piano perché se li passo tutti poi non abbiamo più nulla da confrontare. Sempre 90, 90 fissi. Avete visto? Da qui non si sposta più, ragazzi. Siamo fissi a 90. Lo vedo benissimo. Ancora mi procura mal di testa, ma ho provato un'impostazione che mi ha consigliato un iscritto o qualcuno che ha visto il video ieri, che mi ha consigliato di fissare l'immagine all'orizzonte. L'ho provato, ragazzi, mi stavo vomitando dopo 30 secondi. L'ho dovuto togliere. Quindi preferisco che l'immagine sia fissa con la vettura, così se la vettura saltella, saltello pure io e non che mi saltella la vettura in una maniera strana e io rimango fermo. Forse è questione d'abitudine, ma era peggio. Ok, ragazzi, siamo a 90, cioè siamo a 90 fissi. Sembra funzionare benissimo. Quindi a questo punto io direi di mostrarvi le impostazioni. Ma vi ricordo comunque che qui siamo su un i9 con una 2080 Ti. Bandiera gialla, non potevo superare? Veramente non lo so. Non conosco bene il regolamento della GT3. Ci sono categorie che quando c'è bandiera gialla non si può sorpassare. Va bene. Allora, direi che può bastare perché da quando è arrivato a 90 dopo la prima curva è rimasto fisso a 90 come anche adesso. Adesso vi mostro le impostazioni. Andiamo su video. Anzi, faccio pure una cosa, me le salvo. Salva. Perfetto, così pure per me sono messe al sicuro. Allora, eccovele qua. Non ve le ho dette ad uno, vi dico soltanto che comunque ero indeciso se lasciare gli effetti post-processing bassi o medi. Su medio si nota subito una differenza, ve lo faccio vedere. Vedete? Appare quest'ombra su tutti gli oggetti 3D. Adesso siamo naturalmente ancora a 90, però in partenza ci impiega molto più a lungo finché si stabilizza. Qui lascio a voi, ragazzi, cosa preferite. È carino così, è molto bello, però qualche frame in più fa comodo, perché normalmente questa roba qui, queste ombre così, pesano molto. Poi dipende se uno preferisce avere gli FPS subito, perché poi in gara comunque diventano 90 lo stesso, quindi potete scegliere voi come fare.
magari non subito alla prima curva, dovete aspettare 2-3 curve finché la griglia un po' si va ad allungare. Allora, intanto lo rimetto basso per com'era, per me, per i miei gusti. Ok, auto visibili 12, bastano e avanzano, credetemi, perché non vedete nessun tipo di pop-up di vetture. Densità pixel VR 140. E ieri l'aveva 160, ragazzi. Fa tantissimo sul peso grafico, ma pochissimo su quella che è la nitidezza. Comunque tra 140 e 160 la differenza è pochissima. Riesco a leggere benissimo quello che c'è scritto qui sul cruscotto, vedo bene in distanza. Ora vi faccio vedere cosa ho attivato. Questo qua, filtro avanzato nitidezza. Con questo filtro, ragazzi, un po' sono riuscito a migliorare quella che è l'impressione visiva, diciamo, in distanza. E un po' ha ridotto anche quell'effetto che causa il mal di testa. Anche se comunque persiste lo stesso, ma così molto meno. Ho modificato qui sotto un paio di cose, ve l'avevo già detto ieri, che riguardano appunto la luminosità. Va bene, ragazzi, questo video finisce qua, perché comunque volevo solo aggiornare quelle che erano le impostazioni di ieri. Quindi per oggi è tutto, mi raccomando, se anche questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, ciao!